Buonasera, qui siamo nel centro storico di Stia, Borgo Vecchio, con lo scalone del Podestà vicino e nell'antico forno dei fratelli Raggioli che i Bernabei hanno acquistato nel 2012. Nel vecchio forno dove ora ci troviamo è stato restaurato e rimesso a norma abitativa nel 2015 e qui potete ammirare, oltre ai due vecchi forni, anche gli altri interventi successivi fatti per abbellire e rendere più piacevole queste due stanze. Qui possiamo ammirare alcune opere realizzate da Piero Bernabei, pittore autodidatta ma molto ammirevole e di qualità pregevole nella realizzazione dei soggetti, nella realizzazione e nell'uso del colore, che spesso e volentieri è molto festoso e gioioso. Vi presento ora due opere che mi sono state commissionate da Piero Bernabei nel 2015, quando mi ha chiesto di fare delle pitture all'interno di questo forno. La tecnica da me usata è una tecnica che risale al 1600, non potevo farla da fresco per via dell'umidità, e ho usato una tecnica che è stata usata nel 1600 vicino a Roma, ed è quella di avere preso il grezzo, l'intonaco grezzo, dato una vernice apposta, poi dato il bianco, sopra disegnato e colorato con i colori ad olio come su una tela normale. Quella che vedete è una ballerina, di qua c'è, siccome è una zona legata agli Etruschi, il suonatore di flauto doppio. Le due figure sono collegate da una treccia di edera che sovrasta l'arco e cala sulla testa della ballerina. Quello che vi presentiamo ora è un quadro che Piero ha realizzato in ricordo del padre Giuseppe, quando nel 1944 fu portato via dai tedeschi insieme a un fratello e a un nipote di 18 anni, loro avevano 40, vestiti da tedeschi per portare e andare a prendere
i viveri nelle varie aziende o nelle varie case coloniche del circondario. Naturalmente riuscirono a ritornare, per fortuna, vivi a casa, anche se poi praticamente loro non dopo poco, perlomeno il signor Giuseppe, ha lasciato questo mondo, e lasciando praticamente Piero, che aveva circa 5 anni, piccolino. E questo è un ricordo in onore del padre, che era nei carabinieri. Come vedete, questo camino ha inciso un giglio di Firenze, il giglio di Firenze, perché in questa sede nel 1440 era stata trasferita la podesteria, che all'epoca era nel Palagio Fiorentino, distrutto da Niccolò Piccinino, capitano di Ventura, al soldo degli Sforza di Milano, che era venuto in aiuto ai Conti Guidi. Come vedrete poi, c'è una scala balaustrata bellissima con un peduccio di arenaria che la regge, e io amo molto questa casa, e che ha un fascino particolare.